eccoci qua. Un altro modo per conservare il nostro cioccolato delle uova di Pasqua che abbiamo ricevuto appunto a Pasqua. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo prendere il nostro cioccolato, aprirlo e poi ridurlo in pezzetti facendo delle piccole porzioni in modo tale che poi andremo a recuperare, a prendere solo quello che ci serve, che ci necessita. Quindi lo spezziamo. Lo avvolgiamo in un foglio di carta d'alluminio, facciamo un bel pacchettino regalo e poi lo inseriamo in un sacchetto per la conservazione degli alimenti. Ricordiamoci che il cioccolato, sia quello fondente, quello al latte o quello bianco, lo possiamo conservare nel freezer per 6-8 mesi, anche un anno. Non preoccupiamoci se quando lo apriamo, lo tiriamo fuori per utilizzarlo, vediamo che ha delle parti biancastre perché è semplicemente lo zucchero che si è separato dal resto del composto. Una volta fatto il nostro pacchettino, lo mettiamo in freezer e all'occorrenza utilizziamo la nostra monoporzione. Possiamo anche per le nostre ricette e possiamo anche utilizzarlo grattugiato sulle torte, su insomma dei dolci al cucchiaio come decorazione. In questo modo non ci nauseremo di cioccolato per mangiarlo in fretta e ne avremo una bella scorta. Ciao! Ciao a tutti! Oggi vediamo una ricettina facile e veloce per recuperare il cioccolato delle uova di Pasqua. Ecco qui, sono barrette di cioccolato. Quello che ci occorre sono 200 g di cioccolato al latte, fondente, bianco, insomma, quello che abbiamo ricevuto per Pasqua. E lo riduciamo a tocchi, a pezzi più o meno grandi. Adesso io sbriciolerò ancora un po' il mio uovo. 200 g. Poi 100 grammi di cereali di mais, cornflakes, un cucchiaio di miele e infine 40 grammi di burro. Queste sono le proporzioni. Semplice, semplice, quattro ingredienti. Adesso vediamo cosa fare. Bene, dopo aver messo burro e cioccolato in una casseruola, mettiamo questa in un'altra pentola a bagnomaria e sciogliamo cioccolato e burro. Dopodiché mettiamo il nostro cucchiaio di miele nella terrina e continuiamo a mescolare finché si scioglie insieme alla cioccolata e il burro. Attenzione all'acqua sotto perché è calda. Molto bene, come vedete, burro, cioccolato e miele si sono sciolti benissimo insieme. Ora spegniamo l'acqua del bagnomaria e trasferiamo la nostra crema in una terrina. Ecco qui il nostro composto dentro la terrina. Nel frattempo avremo rivestito di carta forno una teglia dove poi metteremo il nostro preparato. Bene, adesso giriamo, rovesciamo i nostri cornflakes all'interno della terrina con il cioccolato, piano piano perché sono un po' delicati, e poi sempre delicatamente mescoliamo fino a far amalgamare tutti i cornflakes con la cioccolata. Questo è il composto ottenuto che andremo a rovesciare nella nostra teglia. Una teglia, attenzione, che possa andare nel freezer. In questo modo rovesciamo tutto all'interno della nostra teglia, magari un po' più delicatamente. Ok. Dopodiché appiattiamo bene, cerchiamo di livellarlo, che sia tutto alla stessa altezza, in modo tale che poi le nostre barrette siano tutte spesse uguali. Possiamo aiutarci con le mani pulite, ovviamente. Ok, questo è il risultato, diciamo, parzialmente finale. Ora lo mettiamo in freezer per un'oretta e mezza, due. Ed ecco qui il nostro risultato finale. L'ho tolto dalla teglia
Vedete, è rimasto una bella mattonella compatta e con il coltello andremo a creare le nostre barrette o a questo punto pepite di cereali. Il risultato sicuramente migliore, più divertente. Ecco, allora, questi sono i nostri bocconcini, barrette, quadrotti, insomma, di cereali e cioccolato delle uova di Pasqua recuperate. Ecco, e può essere un ottimo spuntino per la colazione a scuola dei nostri bambini, ora che finalmente sono rientrati. E li ritagliamo e li possiamo mettere in un foglio di carta d'alluminio, conservare in frigorifero per qualche giorno, ecco, e li mettiamo nel portamerenda in monoporzioni pronte e servite. In questo modo rimarranno compatte e solide. Vi dico anche che invece di ricreare questa mattonella possiamo anche fare le famose rose del vento. Gli ingredienti sono gli stessi, la preparazione e il procedimento è lo stesso. L'unica cosa è che invece di creare appunto una mattonellina potremmo fare tante palline o tante roselline da mettere nei pirottini e poi lasciare raffreddare ed è anche creare così un bel vassoio di pasticcini da portare ora che finalmente qualche spostamento in più da qualche amico lo possiamo fare. Vi assicuro che sono squisitissimi, ho l'acquolina in bocca, ho già fatto fare il test qualità dalla mia famiglia. Provate e poi fateci sapere. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao!